Tenere il passo del Rimini, questo l'impegno che si era assunto il Sasso Marconi, ma in realtà nell'ultima settimana già 5 le lunghezze consegnate ai biancorossi, capolista del torneo. E quest'oggi un impegno difficilissimo per l'inseguitrice. Abbiamo visto già il Castrocaro pericoloso con De Luca al quarto, Castrocaro vicinissimo al vantaggio con il colpo di testa, il salvataggio sulla riga di porta. Insomma, un match in chiara difficoltà per gli ospiti, che incassano anche il gol del Castrocaro, segnato da De Luca ancora una volta su azione da palla inattiva. Castrocaro 1, Sasso Marconi 0. Sasso Marconi che reagisce con questa punizione, ci prova Isa, niente da fare per lui con le immagini. Così ci spostiamo al duplice fischio del direttore di gara, si va al riposo sull'1-0 per il Castrocaro, che non si ferma anche nella ripresa, continua a macinare gioco, anche se al nono si affaccia in attacco il Sasso Marconi, scambio che porta alla conclusione Garni con l'assist di Minelli. Niente da fare, pareggio solo sfiorato anche all'undicesimo minuto, l'esecuzione di Isa, pallone che spiove alto sulla traversa. Castrocaro che può comunque agire in contropiede e sa essere devastante la squadra biancorossa, specie quando ha in attacco un giocatore del calibro di Pezzi, che sorprende il portiere del Sasso Marconi con un tocco beffardo. Castrocaro che raddoppia e a questo punto il match perde in intensità. Ancora i biancorossi in attacco, altra chance importante sprecata nella circostanza da Pezzi al minuto numero 17. Sasso Marconi che deve affidarsi a delle possibilità piuttosto rarefatte per riaprire il match. Azione sulla destra, altro cross, colpo di testa e parata di Lolli in due tempi su Garni. Vicino all'1-2 il Sasso Marconi, ma il Castrocaro al 27esimo chiude definitivamente i conti. Lancio in profondità di Gurioli per ancora Pezzi, a tu per tu col portiere, non fallisce l'occasione. Trova il gol del 3-0, trova dunque la squadra biancorossa il sigillo per riportarsi ancora di più in alta posizione di classifica, addirittura per nutrire una speranza di accedere a quel secondo posto, guarda un po', occupato proprio dal Sasso Marconi.